benvenuti in questa nuova live del salotto del business dei Meta alla Seconda qui su The Digital Moon, il canale più lunatico del web. Come al solito portiamo contenuti settimana dopo settimana qui sul nostro canale in base a quelli che sono i contenuti legati a business, legati a chiaramente investimenti e legati a costruzioni di libertà finanziaria. Perciò quello di cui andremo a trattare stasera sarà uno di questi argomenti che scoprirete tra poco. Ma prima di questo andrei con le presentazioni in modo tale che le persone che sono qui per la prima volta possano conoscerci un po' e allo stesso tempo possiamo conoscere anche un po' loro, perché no? E allo stesso tempo do il mio benvenuto alle persone che qui sono per la prima volta e bentornate alle persone che invece non sono qui per la prima volta e ci seguono già da un po'. Detto questo, io sono Matteo Bianchini, nella vita imprenditore digitale e investitore in diversi mercati che spaziano in tantissimi mercati differenti, come per esempio il mercato dell'oro, il mercato azionario, il mercato delle criptovalute, il real estate, il settore legato alla compravendita di legata al collezionismo e molti altri ancora. Qui con me alla mia destra chi c'è? Buonasera, buonasera a tutti anche da parte mia, bentornati e benvenuti anche da parte mia. Io sono Matteo Donini, imprenditore digitale nella vita. Come dico e diciamo sempre, fortuna anche lavorare extra live di Twitch con Matte. Abbiamo fondato una bellissima azienda dal nome Digitals, ci sarà sempre modo, tranquilli, per saperne di più. E oltre a questo, collezionista anch'io, e oggi parliamo di tutto quello che riguarda, che in realtà può essere parte anche del collezionismo, Matte, se ci pensi, quello di cui trattiamo oggi, ossia l'essere scammati. Quindi andiamo a vedere appunto come riconoscere lo scam, ma soprattutto come non farsi fregare, che forse è la cosa più importante. No, no, assolutamente d'accordo, anzi, il fatto è che al giorno d'oggi ci sono così tanti scam che sicuramente almeno una o due volte nella vostra vita ve ne avranno proposto qualcuno. Quindi, bando alle ciance, direi di cominciare immediatamente con questo argomento. Prima però di iniziare, vi ricordo che laddove abbiate delle domande o qualunque tipologia di commento in generale, scrivendolo nella barra che avete sotto la vostra pagina visiva dove ci state seguendo su questa televisione, risponderemo step by step a quelle che sono le vostre domande in modo in live direttamente tramite appunto il nostro amico Mattia. Detto questo, esatto. Cosa si intende per scam fondamentalmente? Tu cosa ne pensi di scam? Non era solo amici mastodontici, no? No, ovviamente scam, ciò che si intende per scam sono quelle fregature, o meglio, sono quelle tipologie di attività che vengono promosse in modo tale da poter essere promosse a loro volta da altre persone, che hanno lo scopo di portare quelle persone che devono investire dei soldi a investire dei soldi in una tipologia di azienda che, non essendo sostenibile, prima o dopo, a sorpresa diciamo, decide poi a un certo punto di piantare lì in asso tutto quanto, di dichiarare fallimento, e quindi tutte le persone che erano all'interno di questo processo rimangono fregate, in sostanza rimangono con i soldi che hanno investito totalmente persi, e al contrario non avendo guadagni effettivi da questa cosa. Quindi, di solito in che business si applica questa tipologia di scam? Normalmente le tipologie di scam che vengono utilizzate per l'espansione, perché sono quelle che funzionano meglio, sono legate al mondo del network marketing, che, ci tengo a ribadirlo, non a tutte le aziende di network marketing, ma viene usato il sistema del network marketing per promuovere queste tipologie di attività. Quindi, per vedere ulteriori approfondimenti su quali sono le aziende migliori di network marketing e serie da scegliere, come sempre andate sul nostro canale rosso Digitals AAG, andate a guardarlo per tenervi continuamente aggiornati. Comunque, ritornando sul nostro argomento, chiaramente in che business si applica? Oltre che nel network marketing, che ci sono tantissime aziende che chiaramente al giorno d'oggi sono truffaldine, o comunque sono aziende che tendenzialmente usano quel sistema per poi produrre qualcosa che non esiste neanche e che vedremo meglio in questa serata, viene fatto anche in realtà in alcune attività da dipendente, o meglio da tipologie di aziende che ti vengono proposte di solito su Telegram, di solito su queste tipologie
di canali dove poi alla fine della fiera ti promettono guadagni giganteschi in cambio di partecipazioni, di mettere mi piace a determinate cose, seguire determinate altre cose, investire dei soldi che poi ti vengono pagati mentre tu stai facendo un lavoro e questo in modo giornaliero. Perciò al giorno d'oggi ci sono davvero tantissime tipologie di scam da cui stare attenti, soprattutto a livello da dipendente. Quindi è fondamentale comprendere come riuscire intanto a tutelarsi e quelli che sono anche un po' i segnali d'allarme fondamentalmente. Esatto. Il segnale d'allarme sicuramente che diventi povero, quindi peggio di così. Esatto, prendetela un po' tipo Very Sure. Esatto, la cosa magari più da specificare è che ovviamente, ragazzi, ci stiamo addentrando in un topic dove si parla principalmente degli scam legati a generare soldi, a business, a cose di questo tipo, perché poi alla fine fottere, passatemi il termine, a livello proprio di fregare, ok? Non pensate cose strane. Tutti i giorni accadono queste cose, dal venditore ambulante, da qualsiasi persona possiate trovare là fuori, c'è sempre la possibilità di essere fregati. Cioè, probabilmente anche vai a prendere una macchina e ti possono fregare anche lì dei commercianti, per quanto Certo. siano ben vestiti e cose così. Quindi anche lì l'abito non fa il monaco. E quindi cercate di stare ovviamente sempre attenti, non devo sicuramente essere io a dirvelo, però in questa live cercheremo di appunto trattare quelli che sono appunto gli scam legati ai business e via discorrendo. Quindi sicuramente un po' ridendoci su, il primo segnale d'allarme, ok, ridendoci, si diventa poveri, però effettivamente il rischio maggiore è quello. Che uno pensa al mi arricchisco tanto, invece sta letteralmente sviscerando, cioè togliendosi totalmente i suoi soldi, che magari potevano essere dei risparmi. No, oh, chiaro. Infatti, le classiche offerte troppo belle per essere vere, consiglio principale è di prima di fidarsi così alla cieca su parole dette o scritte per messaggio su Telegram da una persona che è dall'altra parte del mondo, prendetevi molte informazioni e magari fate vedere anche il tipo di contratto, se c'è un contratto, a degli avvocati che possono essere competenti, ma questo ci arriveremo, ci arriveremo. Altra situazione che potrebbe essere un gran segnale d'allarme sono le richieste personali o finanziarie, soprattutto. Chiaramente, se tu stai facendo un tipo di lavoro, il lavoro da dipendente non è un lavoro dove tu devi tirare fuori dalla grana. Il lavoro da dipendente è il proprietario dell'azienda dovrà tirare fuori della grana per gestire la sua azienda e il dipendente va a lavorare per avere quello che è un guadagno, se no non sarebbe un lavoro dipendente. Quindi fondamentalmente quando ti capita che ti trovi questo genere di lavoro, magari se ne stai facendo uno in questo momento dove ti chiedono soldi per fare un'operazione di qualunque genere, dove tu non sei direttamente il proprietario della tua azienda, è un segnale d'allarme molto pericoloso. Quindi questo potrebbe essere un qualcosa che è un'azienda che magari è lì per scammare e ti sta cercando di fregare soldi. Un'altra possibilità sono le pressioni, soprattutto per agire rapidamente da parte di queste persone. Quindi cercano di dire: guarda, appena hai la possibilità, metti questi soldi, così tanto poi li recuperi e magari hai questo surplus sulle cose. Questa è un'altra problematica molto importante. La mancanza di trasparenza. Nel senso del funziona così, ma poi fuori da quello tu non sai altro dell'azienda, non ti dicono mai niente. Oppure anche un'altra questione che mi viene in mente extra è la mancanza di. Ci sono dei lavori, per esempio, dove tu ci stai facendo dentro dell'attività, del lavoro, eccetera, magari lo stai anche promuovendo ad altre persone, e mentre sei lì, praticamente tu oltre a dover mettere dei soldi, dover fare quello che è un lavoro, hai quelle che sono delle pressioni costanti sul fatto che tu devi sviluppare questa attività in un tempo rapido, no? E che questa cosa sarà un qualcosa che porterà al successo la gente di tutti quanti, tutti. Di solito questo viene fatto perché? Perché il tempo di vita dell'azienda si sta iniziando ad accorciare, no? E quindi cercano di racimolare più soldi possibili. Infatti, più si va avanti, più vedete che l'azienda incomincia ad andare benissimo, sembra che tutto vada a gonfie vele, poi da un giorno con l'altro, senza dire niente a nessuno, crolla tutto, cioè nel senso chiude tutto e le persone si ritrovano senza nulla perché i soldi che avevano messo dentro erano proprio Ma spariti. infatti da lì, se ci pensi, Matte, si collegano molto anche ovviamente a queste aziende, il fattore di voler chiudere rapidamente.
Cioè, il fattore che, come diceva Teo, appunto, del mettere pressione è dato dal fatto anche su io vado a pagare un servizio e la persona, magari talvolta ancora prima di averlo, mi richiede dei soldi. Cioè, sappiate che, ragazzi, ok, non si dà niente a gratis, va bene, ci può stare. Se uno ha un business è giusto tutelarlo, perché se no si regala le cose e no, non va bene. Però quello che intendo è ogni cosa ha i suoi tempi ed è giusto che da un lato vengano rispettati, quindi la mancanza di chiarezza, le pressioni anche soprattutto sui pagamenti o sul dover fare certi movimenti, in teoria vi dovrebbero sempre fare un po' puzzare qualcosa. No, no, assolutamente sì. Anche perché, vediamo anche perché viene fatto tutto questo fondamentalmente. E chiaramente è una tipologia di attività particolare, si può dire, no? Da sparo, da sparo. Per vedere i Fufokuru con le Lamborghini a Dubai, vedrai. Esatto, quello è uno dei motivi principali. No, beh, a parte gli scherzi, in senso per raccogliere fondi in modo illegale. Okay. Questo è uno dei primi fattori per la quale avviene normalmente uno scam. Quindi, cosa vuol dire raccogliere fondi in modo illegale? Raccogliere fondi dal fatto che delle persone stanno versando all'interno di queste aziende o pseudo aziende quelli che sono i loro risparmi, magari, per avere la speranza di avere qualcosa in più e in realtà poi diventa indebito, appropriazione indebita di denaro da parte di queste persone che però sono dall'altra parte del mondo e che chiaramente sono nullatenenti, spariscono e non hai più modo di rintracciarli in nessun modo. Questo è. Esatto. E a volte vengono fatti anche per finanziare le guerre. Sembrerà una stoccata a mo' di. Da spadaccino d'altri tempi, in realtà. Molte, soprattutto nei periodi di guerra, questo genere di scam sono molto frequenti, fateci caso, perché alcuni di questi finanziano effettivamente quelle che sono delle guerre. Quindi abbiamo degli stati che operano in modo illegale, illecito, e alcune persone ci cascano pensando che sia l'attività della vita, e invece poi alla fine della fiera hanno messo soldi, li perdono per finanziare magari quella che è una guerra tra due stati. Quindi anche questa è una cosa davvero molto importante e vedremo dopo come tutelarsi anche da questo argomento. Per finanziare stili di vita del fuffaguru, quindi del truffatore. Quindi spesso e volentieri magari vi capita di vedere persone che sono a Dubai, hanno, faccio l'esempio a Dubai, ma potrebbero tranquillamente essere anche in Italia o da altre parti, e li vedete che vanno in giro sempre con un sacco di soldi, un sacco di cose, no? Giorno per giorno sembra sempre che guadagnino sempre solo loro, sempre di più. E alla fine della fiera poi vi andate a scoprire che stanno facendo quello che è uno scam, una truffa. Quindi è fondamentale anche in questo caso sapersi tutelare al meglio. E dulcis in fundo che va a pari passo con il finanziare le guerre per finanziare la mafia. Quindi anche la mafia utilizza questo genere di strumenti per avere chiaramente quelli che sono dei soldi da parte dei malcapitati che poi non sanno più neanche come riprenderli. Infatti spesso e volentieri anche per le persone che hanno avuto l'accortezza magari di far controllare queste cose e magari fare poi delle denunce successivamente, spesso e volentieri non riescono comunque a recuperare i loro soldi perché hanno diciamo delle coperture un po' particolari, ecco. Quindi vediamo adesso come riconoscerne uno. Perché è fondamentale saperlo fare, chiaramente. A riuscire, chiedilo al proprietario. Ecco, quello è il modo migliore di tutti, però siccome il proprietario non penso che sia lì a fornire questo genere di informazioni, Arriva, abbiamo. sì, è uno scam, Sì. sto fregando le persone. Guarda, un altro mesetto e hai tempo, poi prendo e scappo via con la cassa. Quindi, chiaramente la prima cosa che vi fa capire che potrebbe tranquillamente essere uno scam quello con cui avete a che fare è il fatto che non esiste nessun prodotto fisico o nessun servizio effettivo che è realmente esistente. Questo ve ne rendete conto perché magari non ci sono quelle che possono essere delle fatture. Voi comprate cose che non esistono perché non c'è nessun tipo di cosa che può testimoniarla e in più non avete manco la fattura. Quindi sono situazioni dove voi non avete nessun tipo di controllo di nessun genere, né a livello fiscale né a livello proprio di prove tangibili. Oltre a questo non c'è appunto nessuna certificazione tangibile sui prodotti o servizi dell'azienda. Ok? Le certificazioni che intendo dire è che cercate l'azienda
o cercate i proprietari dell'azienda su internet e non viene fuori niente, cioè sono persone che sono totalmente sconosciute, non sono pubblicizzate da nessuna parte, non sono persone che conosce nessuno nel ramo finanziario. Magari potete chiedere anche alla Consob e non c'è presente praticamente nulla riguardo di questo, o magari sono quelle aziende che mettono quella certificazione che dicono: io ho rilasciato questa certificazione della mia azienda in sede dello Stato. Sì, che valgono come la carta da culo. E l'abbiamo visto in più occasioni, tipo per non fare nome, tipo l'Hyperverse di turno, l'Hyperfund negli anni, che erano diventate attività famosissime, ma che poi hanno lasciato milioni di persone senza un becco di un Non quattrino. fare nomi. Per non fare nomi per la serie, no? Quindi è fondamentale che ci sia una certificazione dell'azienda, dei proprietari e che siano persone che non siano in blacklist, quindi controllate nel caso siano attività legate soprattutto al network marketing su siti come Business Forum, che la persona che stia facendo questo genere di attività non sia in blacklist, oppure che non siano in blacklist a livello proprio di stato nella quale stanno operando, che potrebbe essere in Italia se in Italia o all'estero se all'estero. Ok? Altra cosa fondamentale è che non c'è nessuna iscrizione dell'azienda alla Camera di Commercio. Questa è un'altra problematica che spesso e volentieri una persona si fida, eccetera, eccetera, ma poi non mettendo il naso in niente di tutto questo non ha certificazioni di nessun genere. Quindi l'azienda poi prende e scamma e la gente non lo sapeva neanche, ok? Un'altra cosa fondamentale è che non c'è nessun dato o nessun tipo di situazioni legati proprio non solo ai proprietari, ma anche a quelle che possono essere delle affiliazioni che ha la stessa azienda. Ci sono molte aziende che dicono che magari collaborano con altre aziende per farsi un nome. Ecco, anche in quell'occasione chiedete sempre le affiliazioni se effettivamente sono vere. Chiamate l'azienda che loro dicono di essere affiliati, perché potrebbe essere che l'azienda stessa dica: sai, grazie di avermelo detto, questi qua sono dei truffatori, adesso li denuncio magari. Ok? Quindi è fondamentale prendersi sempre tutte le informazioni e aspettare piuttosto un giorno in più che uno in meno ad affiliarsi a cose che sembrano troppo belle per essere vere e che poi si rivelano troppo brutte per essere vere, purtroppo. Esatto. Altre cose, e queste sono un po' più tecniche, il sistema di marketing che non è sostenibile sul lungo periodo. Cosa cerco di dire? Facendo degli esempi, sempre legato al sistema di marketing nel network marketing, tendenzialmente quando incominciano ad avere già più di 3 linee di pagamento in profondità, un'azienda di network marketing comincia già a essere un po' un problema, in senso che a meno che non siano i leader dell'azienda che guadagnino così perché hanno fatto un lavoro e hanno un giro d'affari di un certo tipo, e allora quello sia un bonus extra. Salvo questi casi, se incominciano già ad avere 5, 6, 7, 8, 10, 15 linee di pagamento in profondità, significa che da qualche parte questi soldi devono entrare. Il problema è che spesso e volentieri i soldi sono della gente malcapitata che ci investe dentro. Quindi succede che tu stai prendendo dei soldi dal fatto che altra gente ha messo i suoi. E quindi è uno schema Ponzi a tutti gli effetti. Perciò, quando ci sono modelli di business che sembrano semplici, che pagano in un milione di modi, diffidate sempre. Sempre. Un'azienda tendenzialmente non regala niente, come è giusto che sia. Qualunque attività si chiama così perché è una cosa attiva e l'azienda deve lavorare in modo attivo. Se ti dice che ti paga alla 20ª linea soltanto perché tu hai inserito delle persone, capisci che c'è un problema. Quel problema è il fatto che l'azienda prende quei soldi lì, se non ha una motivazione da dove li prende e come fa a avere la sostenibilità, è un'azienda che magari non durerà neanche 6 mesi. Quindi anche su questo si può capire fondamentalmente che sia uno scam e quanto potrebbe anche durare. Altre cose che sono un pochino più di nicchia, che non capitano sempre, è che il sito web dell'azienda sono siti web non sicuri. Quindi che cosa significa? Sono siti web che quando voi entrate dovete fare il riconoscimento del fatto che siete voi ad entrare sul sito web. Questo è un'altra cosa che potrebbe portare a pensare che sia uno scam. Perché? Perché sono siti web non sicuri, non controllati. Quindi anche lo stesso sito web creato non ha quello che è tutta una rendicontazione, tutta una contabilizzazione. Questo è molto pericoloso ed è da capire. Discorso di rilascio dei dati, se ci Certo, pensiamo. assolutamente sì. È importantissimo lasciare i dati soltanto in una condizione dove voi siete totalmente in un'azienda cristallina e trasparente. Se no, Esatto. vi state O se è fregando voi. qualcosa che vi serve, ma non si tratta di, non so, cose illecite, ecco. Ecco, e In ogni leggete caso, se... dovreste capirlo alla fonte, no? Esatto.
E anche se questa cosa magari non la farà quasi nessuno, leggete sempre la privacy cookie policy che state andando a firmare, sia con i contratti sia con i siti web, perché all'interno di quelle pagine, pagine, pagine di roba scritta c'è dentro quella che è la realtà aziendale, perché da qualche parte dovrà dichiarare determinate cose che in fase legale difenderebbero l'azienda. Quindi è fondamentale leggere sempre tutto, in teoria. Altra cosa fondamentale, adesso andiamo a vedere come tutelarsi. Perché è fondamentale sapere anche questo argomento. Come ci si può tutelare fondamentalmente da un qualcosa del genere? Delle protezioni. Ecco, in tutti i sensi aggiungerei, però in questo senso particolare, la prima cosa che si può sicuramente guardare è di, prima di firmare qualunque tipo di contratto dove ce ne sia uno, come diceva prima, farlo e controllare a un legale. Un legale che sia un legale con i controcoglioni deve guardare questo genere di contratto, deve fargli pelo e contropelo e deve essere sicuro al 100% che ciò dove state mettendo i soldi sia qualcosa di legale. Vi deve spiegare a voce effettivamente di che cosa si tratta, che cose sono quello che c'è scritto, che cosa vuol dire, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò, nel dubbio, a meno che voi non siate degli avvocati, fate controllare sempre a un legale, e sempre lo sottolineiamo 85 volte, che cosa effettivamente state per firmare, per collaborare. Ok? Questo è fondamentale. Altra cosa, non farti ingolosire. Questa frase si commenta da sola, non farti ingolosire, cioè qualunque cosa ti stanno proponendo che è molto figa potrebbe essere vera, però prima deve superare dei test da parte tua, devi filtrare quello che ti stanno proponendo. Significa che se una persona ti sta proponendo una tipologia di attività dove guadagni il 1000% in 2 mesi, probabilmente c'è qualcosa che non funziona. Se guadagni percentuali troppo alte c'è qualcosa che non funziona, se guadagni tantissimi soldi potrebbe esserci qualcosa che non funziona, quindi devi far controllare tutto, 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 devi aspettare, non fare le cose tanto perché dici devo mettere dei soldi, lo facciamo, tanto al massimo, tanto al massimo. Col tanto al massimo finisce che tu sei ripulito dai tuoi soldi e non hai ottenuto niente nella tasca, che è invece la cosa più importante. Altre cose, chiaramente chiedete prove concrete all'azienda. Se non l'azienda, chi è che può mandarvi la propria documentazione che dovete far controllare i legali, eccetera? Quindi è fondamentale che ogni cosa che vi fornisce l'azienda, qualunque sia la sua sede, qualunque sia la grandezza dell'azienda, qualunque sia il tempo da cui è aperta, eccetera, 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 voi vi fate dare la documentazione ufficiale da parte dell'azienda e la facciate controllare. In sede avvocato e se possibile anche in sede statale. Se queste due cose passano, Anche dichiarazioni dell'azienda, oppure certo. anche banalmente, qua vabbè, è più magari legato al fattore fufaguru, anche guadagni dimostrabili. Assolutamente sì, soprattutto dalle persone che lavorano all'interno dell'azienda e che stanno avendo questi guadagni, quindi devono essere loro che hanno tirato proprio fuori la loro testimonianza. Questo non serve per mettere nei casini la gente, ci tengo a precisarlo, serve semplicemente per tutelare voi. Se non ti tuteli tu in primis, non lo farà nessuno per te. Nel momento in cui tu hai messo dei soldi e l'azienda poi fallisce, o l'azienda per qualche arcana ragione inventa qualche gabola delle sue, te non sei in nessun modo tutelato o tutelata. E questo è un qualcosa che poi chiaramente fa, diciamo, proliferare lo scam nel mondo, in sostanza, ok? Quindi guardate quelli che sono i dati dell'azienda ufficiali, quindi il settore nella quale opera. Quindi se vi dice che il settore è uno e poi opera in altri settori, dubitate. Dubitate totalmente. Se l'azienda vi dice che la sede legale è a Manhattan e poi in realtà la sede legale viene fuori che è a Bangkok, oppure la sede legale è a Manhattan, ma tutta la dirigenza, tutta la proprietà è di Bangkok e questa azienda qua non ha neanche una sede legale nel tuo stato dove poter fare dei controlli, prima di firmare qualcosa fai controllare ogni cosa. Perché? Perché Esatto. potrebbero esserci problemi, ok? Fondamentale. Altra cosa fondamentale da sapere, valutate la sostenibilità aziendale. Quindi, da quanti anni è aperta l'azienda? L'azienda, se volete fare soprattutto network marketing, un'azienda deve essere aperta almeno da 25 anni. Personalmente, il mio consiglio personale a tutte le persone che stanno ascoltando, minimo 25 anni. Se
Se è di meno è un rischio gigantesco, perché abbiamo visto negli anni quante aziende sono fallite nonostante avessero 20 anni di storia. Questo è il primo passaggio, ma perché lo diciamo? Per una ragione molto semplice, perché come vale per quelli che sono gli anni di apertura, vale anche per il fatturato aziendale. Ci sono delle aziende che magari sono aperte anche da 20 anni e hanno dei fatturati che sono ridicoli. Il fatturato dell'azienda è importantissimo da guardare perché sai qual è la salute dell'azienda. Se un'azienda ha un fatturato che è inferiore al miliardo ed è un'azienda che fa network marketing, questo dovrebbe essere un campanello d'allarme gigantesco, se esiste da diversi anni, perché significa o che è un business che non sta funzionando un granché, E quindi non ha senso e quindi non ha iniziarlo. senso proprio iniziarlo. Oppure è una tipologia di azienda che magari sta riscontrando dei problemi molto gravi. Perciò, se si tratta di network marketing, ragazzi, consiglio come abbiamo già detto in altri video, quindi come sempre AG, scegliete le persone che sono nelle aziende che sono nelle prime 3 posizioni, in termini di fatturato, non di sviluppo del business, non di queste cose, perché lo sviluppo del business va bene un anno e poi magari l'anno dopo fa cagare. È normale, il mercato azionario ha andamenti che sono ondulatori e altalenanti, quindi significa che tu potresti avere un anno che la tua azienda ha fatto più 20% e un anno che ha avuto una perdita dell'8%. L'unica cosa che ti dà la realtà da un anno con l'altro della grandezza dell'azienda è il suo fatturato, è ciò che ha l'azienda, non è ciò che è lo sviluppo del business temporaneo. Quello significa solo che quell'anno lì, va bene, un'azienda è andata meglio di un'altra, ma non dimostra assolutamente niente. Ci sono stati anni, appunto, che se andate a guardare a livello storico, molte aziende hanno fatto crescite spropositate perché hanno comprato altre aziende, hanno fatto fusioni, hanno fatto un sacco di roba e nell'atto pratico, poi, nella realtà dei fatti, poi sono fallite. A distanza di qualche anno sono comunque fallite o hanno avuto dei decrementi così grandi che le hanno portate vicinissimo al fallimento. Quindi non è la crescita aziendale che fa la differenza. Quello lo guardate negli investimenti, non nello scegliere un'attività di business, soprattutto lo guardate invece nello scegliere lo scam dove non mettere i vostri soldi, ok? Altra cosa fondamentale è che deve essere un fatturato minimo, ma prendetelo minimo, 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 con un fatturato di 300 milioni di euro, che è comunque una cifra bassissima. Perché vi dico questo? Perché spesso e volentieri le aziende, soprattutto se sono legate al network marketing, prima o dopo verranno attaccate da quelli che sono gli stati nella quale sono residenti. Perché dico questo? Perché normalmente lo stato spesso e volentieri non capisce il metodo di pagamento di queste aziende alle persone che ci lavorano dentro. Quindi queste aziende devono tirar fuori degli avvocati che servano a spiegare al meglio in corte, in sede ovviamente legale, che cosa effettivamente l'azienda intende con questo tipo di pagamento, questo tipo di pagamento, questo tipo di pagamento. E questo costa dei soldi. Se l'azienda nella quale voi state andando a lavorare esiste da pochi anni, ha un fatturato abbastanza basso e soprattutto non ha delle certificazioni ufficiali, eccetera, 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 è quello che vi state trovando davanti probabilmente potrebbe essere o un'azienda che a breve fallirà o comunque un'azienda che non durerà perché è stata proprio strutturata per non durare. Quindi come potete notare, molti scam, quando non sono scam, a volte sono aziende che comunque erano serie ma falliscono uguale. Quindi è fondamentale avere quello che è un margine di sicurezza. Più questo margine di sicurezza è elevato, più voi vi state tutelando. A prescindere che si tratti poi di uno scam o che si tratti di un'azienducola che magari produce prodotti o servizi, ma che è un'azienda minore. Ok? Fondamentale. Quindi ricordatevi sempre nel network marketing, scegliete nelle prime 3 aziende al mondo, che sono, guarda caso, 3 aziende di prodotti, e non è un caso in realtà, perché i prodotti sono con fattura, hanno un sacco di situazioni che permettono di comprendere come questo genere di aziende abbiano una propria rendicontabilizzazione. Hanno dei fatturati spropositati, quindi sono aziende che difficilmente vanno a fallire. E soprattutto sono aziende che se prendete le prime 3 al mondo o le prime 4, sono aziende che sono tutte molto storiche. Quindi fondamentale scegliere aziende di questo tipo. Seconda cosa, devono avere fatturati alti, come dicevamo, devono avere certificazioni su tutto quello che fanno, devono avere certificazioni anche esterne all'azienda. A volte le certificazioni che hanno sono certificazioni legate a enti esterni che fanno controlli. Un esempio sul network marketing, soprattutto se si tratta di network marketing di prodotti alimentari o di integratori alimentari, le migliori sono Avedisco e AIPA. Se hanno una sola di queste due, comunque non è un buon business. Quindi
Quindi scegliete aziende di prodotti alimentari oppure di integratori alimentari che siano associate ad Avedisco, che siano associate ad AIPA, che sono aziende che tutelano la salute della persona che usa quel tipo di prodotti e sono aziende che tutelano la salute della persona a livello di business per quanto riguarda il business aziendale. Quindi tutte le aziende al mondo sono regolamentate. Se questo non lo seguono è perché sono degli scam. Ok? Tutto questo comunque potete trovare le informazioni ampiamente su Business Forum, che è un ottimo sistema per controllare questo argomento e ne parleremo meglio più tardi. Quindi altra cosa fondamentale è il capitale aziendale. Il capitale aziendale che cosa si riferisce? Si riferisce al fatto che l'azienda di per sé deve avere un suo capitale, che non è il fatturato, ma è ciò che l'azienda guadagna effettivamente. Nel piano marketing di un'azienda viene spiegato quello che è un fatturato, ma viene spiegato anche quelli che sono gli utili. Perché? Perché soprattutto in un'azienda, prendendo sempre l'esempio del network marketing, l'azienda di network marketing può pagare cifre molto più alte del classico, perché non paga, come vedevamo in altre sessioni che come sempre AAG tra parentesi, non paga le persone, paga di più le persone rispetto al normale, perché non paga quelli che sono per esempio grossista, importatore, eccetera eccetera, un sacco di figure che sono in mezzo nella fase tra la produzione dei prodotti o servizi e l'arrivo a quello che è il cliente. Quindi avendo delle persone fisiche che fanno quel lavoro al posto loro, che sono i classici distributori, consulenti o quello che è, di questi consulenti, distributori eccetera prendono delle cifre più alte, ma l'azienda deve comunque avere dei guadagni, perché se l'azienda ha troppi pochi guadagni significa che non è sostenibile, e la poca sostenibilità significa che l'azienda non è un'azienda seria, è un'azienda che probabilmente fallirà da oggi al domani. Quindi fondamentale anche su questo saper leggere quelli che sono i piani aziendali delle aziende. Se voi non lo sapete fare, affidatevi a persone che ne sanno e affidatevi a persone che sono competenti in materia, come avvocati, commercialisti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi andiamo a vedere nello specifico, visto che stavamo parlando anche di network e soprattutto di network, quelle che sono le affiliazioni. Perché spesso e volentieri si hanno quelle che sono affiliazioni che poi non vogliono dire nulla, e al contrario ci sono invece affiliazioni che sono molto serie. Tu cosa ne pensi su questo, Tia? Come scelta di un'azienda seria, scegliete la nostra, che a parte gli scherzi, ci sono proprio delle regole, ok? Come vedere gli enti che tutelano l'azienda, vedere i fatturati, vedere dove è nata magari anche, quindi il fattore di dove si sviluppa anche maggiormente, perché ci sono dei business che guarda caso hanno solo determinate aree dove si sviluppano, ok? E tendenzialmente sono aree o molto povere o dove c'è qualcosa che non va a livello di nazione, di stato. Quindi cioè, ci sono tante cose da valutare all'inizio, e poi soprattutto sempre da andare alla fonte non solo dell'azienda ma anche proprio delle persone. Quindi soprattutto perché si parla anche di negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, di tutti gli scam legati anche a criptovalute o a investimenti, perché a me purtroppo, per quanto sia un qualcosa che realmente ne vale la pena, ok, fatto però con saggezza e con competenze, è quello che manca alle persone. Quindi anche andarsi ad affidare a delle persone che 90% ti truffano è sempre borderline, ma come lo è in quel caso, lo è in tantissimi altri casi, ed è per questo che poi si hanno quelle convinzioni limitanti del no, quello è una minchiata, chi se ne frega, no, non fa per me, ok, oppure non si diventa ricchi, sono tutte perdite di tempo, poi iniziano a parlare delle catene e piramidi e compagnia bella, quando alla fine, se parliamo di network e affiliazione, ci sono delle aziende serie che realmente possono cambiarti la vita. Quindi c'è sempre da prendere un po' con le pinze ovviamente quello che si vede là fuori o online, però una volta che si va ad indagare allora se è un qualcosa che ne può realmente valer la pena, e soprattutto dove sei sicuro o sicura di non sbattere i tuoi soldi, allora ci sta. Assolutamente sì, anche perché il mondo cripto è un mondo che soprattutto dal periodo Covid in avanti è stato
pieno zeppo di persone che avevano cominciato con questi discorsi legati alle cripto. Partendo dal presupposto che, come sapete, io sono un investitore anche in criptovalute, vi posso garantire che normalmente il 99,99% dei network marketing fatti sulle criptovalute sono scam. Ma sono scam per una ragione molto semplice, perché analizzando quello di cui stavamo parlando questa sera, vi renderete conto che per voi è più conveniente investire i vostri soldi nella criptovaluta stessa, tipo il Bitcoin di turno o l'Ethereum di turno, che non mettervi direttamente a guardare quello che fondamentalmente è un business dove dovete promuovere un'attività di qualcun altro che è legata a sua volta alla crescita o alla decrescita di una cripto, un qualcosa di pericolosissimo. Quindi è fondamentale anche lì sapere bene l'argomento. Molto spesso molte persone hanno perso soldi nel periodo Covid sulle cripto perché? Perché non sapendo come funzionavano le cripto, non avendo mai magari investito prima, o non conoscendo quelli che sono paradossalmente le crescite e le decrescite delle cripto, si sono ritrovati ad avere dei problemi. Soprattutto col fatto che dicevano: vabbè, ma io quando l'ho comprata all'inizio ho comprato queste unità delle cripto per iniziare e valevano 10 e ora valgono 1. Quindi, anche se avevano poi avuto dei guadagni, quei guadagni non valevano più niente. Perché? Perché la cripto in realtà non esisteva neanche, o erano delle cripto tanto per, e chiaramente, non avendo avuto delle crescite basate sulle capitalizzazioni di mercato, quello che è successo è che fondamentalmente hanno perso tutto il loro valore e questa gente si sono trovati a zero. Esatto, o anche quelle matte di progetti che sulla carta sarebbero anche fighi, per l'amor di Dio, e paradossalmente non ci sono degli scam dietro, però il concetto è che lì vieni, tra virgolette, ingolosito, appunto come dicevi tu prima, quindi non farsi ingolosire, su non tanto degli scam, ma il fatto che poi alla fine è uno scam comunque, però quelli da fare soldi facili in 0,2. Ritirare subito, guarda caso, quando poi si ha il boom, e poi tanti cari saluti, arrivederci, e la cripto crolla, e di conseguenza chi non è ferrato in materia o X altre cose, si ritrova ad aver buttato i soldi. Certo. Quindi, cioè, ci sono tanti modi che, appunto, purtroppo, al giorno d'oggi non fanno, soprattutto in Italia, non fanno capire al meglio tutto questo argomentare, ok? E direi purtroppo in aggiunta è che anche personaggi famosi o comunque che sono di impatto per praticamente la stragrande maggior parte e maggioranza degli italiani che ti vedono alla tele parlare magari di cripto, investimento e cose così, quando boh, cioè tu non sai che competenze abbiano, magari è l'attore, il cantante, qualsiasi X cosa faccia di turno e ti arriva lì in televisione a parlare di business, di cripto, cose così. Ogni persona può apprendere competenze, per l'amor di Dio. Però, poi vai a vedere che magari come appaiono sulle pubblicità, magari su Google o cose del genere, ti ritrovi tipo la tizia casalinga, ho guadagnato 16.000 euro solo questa settimana facendo questo bot automatico, eh sì. Ma in senso che l'ha proprio creato lei il bot automatico, non che la... Sì. era lei la scammer. Sì, la botta in testa. Beh, allora, qual è il concetto, ragazzi? È normale che dovete anche un po' mettervi nella condizione di pensare come farebbe il truffatore dall'altra parte, no? Cosa farebbe un truffatore per riuscire a vendervi un progetto che non ha futuro perché paradossalmente non è semplicemente sostenibile? Vi promette di guadagnare velocemente un sacco di soldi. Se ci pensate, è una cosa più che logica questa. Quindi il punto dov'è? Il punto è saper capire quelli che sono dei dati a analizzare assolutamente ed esclusivamente con quelli che sono dati matematici che vi danno la prova al 100% di quello che voi cercate. Fatturati aziendali, utili aziendali, il sistema di marketing dell'azienda, la storicità dell'azienda, le persone che fanno parte dell'azienda chi sono e se sono persone famose. Se guardate le migliori aziende al mondo hanno una leadership di persone che sono famosissime. Famosissime nella loro nicchia. Hanno dei CEO che sono CEO che hanno girato tantissime altre aziende famose. Hanno dei dirigenti che sono dei dirigenti con i controcazzi che hanno fatto guadagnare soldi a chiunque ovunque nel mondo. E non persone Grazie. che
prendono e si sono inventate che il giorno prima facevano il carro attrezzi e il giorno dopo sono lì a fare il dirigente. Ok? Quindi tutte queste cose sono da valutare con un occhio di riguardo, soprattutto quando state cercando qualcosa dove poter mettere dei soldi e che allo stesso tempo vi permetta magari di crearvi una vostra attività con cui poter creare dei soldi, con cui crearvi poi delle rendite o comunque crearvi quello che potrebbero essere delle entrate che potete investire in altre cose che vi servono nella vostra vita. Ok? A voi o alla vostra famiglia. Altra cosa, come dicevamo prima, scegli aziende storiche. Come dicevamo, 25 anni minimo. Tipo la Disney. Se voi doveste, questo ragionamento io ve lo faccio su un argomento importante. Se voi doveste mettere dei soldi nel mercato azionario, mettereste soldi nell'azienda che è nata 3 anni fa e che ha fatturato in 3 anni il 1000%? O mettereste i vostri soldi in un'azienda che magari non ha fatturato il 1000%, ma è aperta da 140 anni, ha sempre pagato quelli che sono dividendi costantemente e continuerà a farlo perché ha una storia e una, come si dice, e una costruzione che gli permettono di pagare ogni volta senza aver mai avuto un mancamento da nessuna parte. Esatto. Se la risposta che dareste è la seconda, perché continuate a buttarvi sulla prima quando dovete scegliere un business che fate voi? I Anche perché soldi. se ci pensiamo, Teo, è molto legato a tutto quello che concerne i gratta e vinci e lo sperare che cadano soldi dal cielo, che ovviamente a nessuno fa schifo, ok? Ah, quello Però sicuramente. alla fine è un po' un terno al lotto, capito? Vabbè, investo lì che magari accade questo e divento milionario o milionaria. Queste cose possono accadere, sì, ma vuol dire che dietro c'è uno schifo atomico e è meglio evitare, perché poi se non accade la botta è forte. No, no, decisamente sì, soprattutto quando metti tanti soldi. Ho conosciuto persone che non hanno investito solamente magari i 2-3 mila euro in una tipologia di cosa del genere, o conosco persone che hanno investito anche 3, 400, 500 mila euro. E il concetto è che quando tu inizi a mettere soldi di questo genere, lo fai perché pensi una cosa che poi non è neanche vera, quindi ti ritrovi che se tu facevi l'attività e hai portato delle persone a fare l'attività, ti sei già bruciato delle possibili persone che magari con te avrebbero costruito anche seriamente un business. Perché? Perché Esatto. dimostri loro che sei una persona che fondamentalmente non ha nessun tipo di scrupolo, innanzitutto, di solito. Oppure sei una persona che magari non ha guardato correttamente quel tipo di business. Quindi anche questo è Ma fondamentalmente da. è la tua persona anche, cioè forse al di fuori e al di là del fattore proprio denaro, ne va proprio in primis della nostra persona. Cioè i soldi, ragazzi, si possono fare in mille maniere, ok? Però il fattore personale. Cioè, se ti fai una cattiva reputazione è tosta poi ripigliarti, eh? Assolutamente sì. Quindi non so, cioè, ragionatevela davvero bene prima di, boh, lanciarsi a cannone, soprattutto in questo caso parlando di attività, che poi vanno a infangare appunto la vostra reputazione. Assolutamente sì, anzi pensateci bene, se persone come Cristiano Ronaldo, eccetera, non si mettono in alcune aziende, ma in altre sì, fatevele queste domande del perché. Cosa fa il Cristiano Ronaldo di turno? Cristiano Ronaldo ha una reputazione da difendere. Quindi se si mette con un'azienda, se mette la faccia per alcune tipologie di prodotti, di alcune tipologie di servizi, se si associa e associa la sua immagine, il suo personal brand a quello di un'azienda, è perché quell'azienda probabilmente è un'azienda seria. Non è un'azienda non seria, perché questa E che gente paga. è che paga bene. Quindi il concetto dov'è? È guardare tutti questi aspetti, perché se vedete che le affiliazioni di un'azienda sono affiliazioni che sono false, quindi che poi chiami le affiliazioni che dovrebbe avere e dall'altra parte c'è una persona che ti nega tutto. Se hai delle persone, tra l'altro, che non conosci all'interno della dirigenza, se vedi che l'azienda è un'azienda che esiste da 2-3 anni, o 1-2-3 anni, e ha dei fatturati ridicoli oppure che non sono documentati da nessuna parte, fatti delle domande molto serie. Altra cosa fondamentale da sapere, prediligi aziende di prodotti e servizi. L'avevamo accennato prima, ma se noterai tutte le aziende migliori al mondo, soprattutto legate al termine di network marketing, affiliate marketing, vendite Fisici, eh? prodotti fisici, sì, e vendita diretta, sono tutte aziende che fanno prodotti. Quindi
di servizi ci sono, ma sono in posizioni ridicole, tipo l'ottava, la nona posizione, la decima, la ventesima. Sono, Se va bene. se va bene, a volte sono alla trecentesima. Come avrete potuto notare, io ho potuto vedere più di 40 network marketing basandomi appunto su quelle che erano delle richieste che mi facevano le persone: vieni a valutare questo business, dammi un parere su questo, dammi un parere su quello. Ragazzi, è evidente che molte di queste aziende sono aziende piccole e cercano di screditare quelle che sono più grandi di loro perché sono delle succursali ridicole di queste aziende, e ciò che fanno è spesso e volentieri cercare di ingolosire la persona dicendo: oh, vieni qui, fai là e così cresci, l'azienda crescerà. Tutte queste cose qua a voi non serve saperle, perché che l'azienda crescerà da qui ai prossimi 10 anni non lo possono sapere neanche loro. Loro hanno degli obiettivi, ma gli obiettivi non dipendono da loro, dipende dal mercato. Il mercato è imprevedibile. Invece tu devi scegliere un'azienda sapendo il fatturato di oggi, sapendo i dati di oggi, sapendo che cosa ti offre oggi, non domani, oggi. Poi il domani crescerà. Nel momento in cui un'azienda arriverà ad avere certi numeri, certe cose, allora sarà degna di nota. Ma prima sono aziende che sono da scartare, soprattutto perché si possono rivelarsi degli scam. Quindi non abbiate paura nel rispondere anche in modo deciso a determinate cose quando sono cose che non hanno nessun tipo di senso, ecco. Poi soprattutto quello che penso io, perlomeno, non so se condividi anche te, Matte, da un lato non perché si debba essere menefreghisti o egoisti, ma in primis dovrebbe sempre importare, soprattutto se si tratta di business, la vostra crescita. Cioè, non che chi se ne frega dell'azienda, ma in primis vi deve importare la vostra crescita, non solo personale, che ovviamente vi viene facile, no? Crescita personale, ma finanziaria. Lì però, per quanto uno si debba concentrare sulla propria crescita, hai il fattore che non puoi crescere in una maniera sana, ok, con delle aziende che non lo sono. È semplice il gioco. Quindi, boh, No, questo è un po'. soprattutto nei rami della vendita è fondamentale, ragazzi. Pensateci bene: se voi aveste un pacchetto di clienti o un pacchetto di soci in affari, questo pacchetto di clienti di soci in affari l'avete perso perché dopo 3 anni che lavoravate in un'azienda, l'azienda dichiara fallimento, voi vi ritrovate a zero. Ma a zero perché queste persone non è che sono poi così contente di ricominciare con voi da altre parti. Quindi è fondamentale sapere esattamente che cosa stai facendo e di metterti dalla situazione che si chiama parte delle probabilità. Come negli investimenti. Negli investimenti uno può prendere e fare come Warren Buffett, che ce n'è uno su 9 miliardi di persone, adesso qualcosa di meno per le guerre che ci sono in giro, oppure può scegliere di fare come fanno tutti gli altri che guadagnano minimo il 20% l'anno, che non fa schifo comunque, capite? Dovete mettervi dalla parte delle probabilità quando parlate di business, dovete scegliere aziende dove siete dalla parte delle probabilità, non dalla parte dove voi rischiate, perché rischiare non vi porta a niente, vi porta a tanti anni persi, tante energie sprecate e tanta voglia che poi, una volta che avete utilizzato per una tipologia di attività, vi toglie anche la voglia di farne altre, paradossalmente. Ok? Quindi un'altra cosa da capire e da sapere per scegliere un'azienda di network marketing è di scegliere attività di network marketing che usano come modello di marketing il modello unilevel marketing e non sistemi binari. E ci tengo a dirvi questo perché questa è una parte un po' più tecnica per chi è del settore, ma avere aziende binarie significa avere la persona, ci sei tu, inserisci una persona e ne inserisci un'altra che è sulla stessa linea della prima, quindi sono due sideline, sono due persone che hai inserito tu perché conosci tu. Tirate proprio i binari del treno, Esatto, ragazzi, quindi esatto. facile. Ognuna di queste persone a loro volta creerà la propria attività di clienti e di persone che vorranno fare l'attività. Qual è la problematica dei sistemi binari? Innanzitutto, la persona che è al di sopra nella scala gerarchica di questo genere di business può spostare a suo piacimento le persone da una gamba all'altra, si chiama. Quindi da una persona che ha trovato la persona all'altra che non ha fatto un cazzo per avere quel numero lì, ma che se la ritrova lo stesso perché? Perché in quel modo lì lui pareggia le sue gambe. Ecco, questa è una forma di schiavitù. Pensandoci bene, è Ma una lo forma di schiavitù. potrebbe Uno lavora ricordare. e l'altro beneficia perché? Perché deve stare stabile
la persona che c'è sopra. Quindi sono business davvero da evitare questi. Fate business seri, business dove magari ci mettete di più, magari sono delle attività dove ci vuole un tipo di sviluppo personale, un tipo di sviluppo del piano marketing, un tipo di capacità di leadership differenti, ma che ti danno un pagamento, un level dove tu puoi avere una struttura stabile e non una struttura che dall'oggi al domani mi ha spostato questo e incominciano le litigate infinite. I vostri soci in affari devono potersi fidare al 150% di voi. Quindi deve essere un business stabile, deve essere un business conclamato che esiste da tanti anni, con tanto fatturato dove dura da una vita e dove durerà ancora una vita. Perché quello che state costruendo con i vostri soci in affari è un continuo, è un sistema continuo di crescita. È Esatto. fondamentale da sapere. Se no, non iniziate neanche a fare business, ragazzi. Fare business vuol dire aiutare le altre persone, non significa farlo per il vostro interesse e basta. Se state iniziando un business pensando solamente che il vostro interesse sia tutto quello che vi serve, non siete forse tagliati per fare questa attività. Ok? Il karma, karma. Esatto. Oltretutto, evita business che ti obbligano ad acquistare pacchetti minimi di prodotti o servizi aziendali ogni mese. Ci sono tante attività di network marketing. Abbonamenti anche Teo, eh? Esatto, abbonamenti costosi ogni mese. Questo succede perché? Perché normalmente l'azienda potrebbe avere problemi nelle vendite. Quindi, siccome ha problemi nelle vendite, ti dice: ah, no, come minimo tu ogni mese mi devi comprare un minimo di prodotti, un minimo di abbonamento, un minimo di questo, di quello, dell'altro, per poi darti delle cose che, se spesso e volentieri vai a guardare, sono sottovalutate. Cioè, in senso, ti danno un qualcosa che vale molto meno di quello che tu hai pagato. E quindi ti ritrovi a pagare, a essere tu il cliente dell'azienda, e l'azienda sta facendo fondamentalmente su di te e i pochi altri fessi che sono nel sistema i soldi che fanno andare avanti quel sistema lì. Quindi non accettate il compromesso di dover pagare mediamente per forza un pacchetto. Il pacchetto di prodotti che voi utilizzate, qualunque tipologia di business voi stiate facendo, deve essere il pacchetto che scegliete voi di comprare, a meno che non state collaborando con sistemi di un certo tipo. Ma dovete sempre guardare le aziende che invece vi obbligano a farlo. Quelle aziende lì non sono aziende con cui consigliamo di lavorare, senza ombra di dubbio. Altra cosa, come dicevamo anche prima, ma che ci tengo a ribadirlo, valuta un'azienda in questo settore che sia come minimo nelle prime tre al mondo. Ma questo non vale solo per il network marketing, vale per qualunque tipologia di lavoro. Perché le prime aziende al mondo hanno una differenza rispetto alle altre, che la loro crescita è una crescita datata. Quindi non è un'azienda che è l'ultima arrivata, che spera con un sistema inventato all'ultimo minuto di fare i soldi e di farvi fare a voi i soldi. Non credete a queste stronzate. Passatemi il termine, ma non credete a queste stronzate. Cioè, in senso, esatto, cioè, sono un francese molto franco e vi dirò, la realtà è che dovete basarvi sui risultati attuali, i risultati veri, i risultati conclamati. Quindi, basandosi su questo ragionamento, noi abbiamo creato la nostra azienda che si chiama Digitals. È un'azienda che chiaramente dà quella che è formazione in ambito finanziario. L'obiettivo della nostra azienda è quella di aiutare le persone partendo da oggi, da dove ti trovi adesso, in questa esatta situazione finanziaria che ti trovi, step by step a costruire quella che è la tua libertà finanziaria, avendo costantemente una crescita, facendo insieme quelle che sono degli step che servono chiaramente a valutare quella che è una situazione step by step per arrivare a quella che è la tua libertà finanziaria e anche oltre. Abbiamo degli studenti che con noi mano a mano stanno ottenendo dei buoni risultati e che chiaramente si stanno misurando sempre di più in quello che è il ramo della finanza, dell'economia, del network marketing e di altri rami che vanno chiaramente a essere uniti per raggiungere quella che è una libertà finanziaria senza avere nessuna tipologia di problematica con scam o con questi argomenti. Esatto. O semplicemente che non è per niente semplice migliorare la propria vita in tutte le sfere. Quindi cerchiamo di dare una mano su quello che ci compete per farla in breve alle persone per far sì che possano essere felici e vivere una vita come si può dire, a loro forma, no? Un po' in maniera filosofica. Assolutamente sì, anche perché potendo aiutare il prossimo ti permette anche di comprendere come poter aiutare anche un po' se stessi. Quindi si dice, c'è proprio il detto, no? Aiutati che Dio ti aiuta. Ecco, il concetto di Esatto. digital è abbastanza simile a questo. Aiuta te stesso
e lavorando con noi verrai aiutato nello sviluppare quello che sono le tue competenze, quello che è il tuo futuro e fondamentalmente quello che è il muro finanziario che costruirai per te, per la tua famiglia e per le persone vicino a te. Noi abbiamo un detto che si chiama, che è Change Your Vision, Align Your Focus and Create Your Future, con la quale arriviamo al punto finale di questa sessione, ovvero dove possono contattarci, Mattia? Ma allora io, come sai bene, Matte, sono sempre rapido e indolore. Su Instagram mi trovate al nome MattPlan, scritto Matt Plan, semplice semplice, e qualsiasi domanda aggiuntiva o maggiori informazioni, qualsiasi cosa, mi potete contattare su lì. Assolutamente sì, ci sta. Come sempre lui è veloce e indolore. Io invece tiro fuori tipo il quaderno degli appunti che potete trovarmi in diversi modi. Potete trovarmi innanzitutto su Instagram come Bianchini underscore Matteo, su Facebook come Matteo Bianchini trattino Digitals, quindi non underscore ma trattino. Potete trovarci sul nostro canale rosso Digitals dove troverete tutte queste live, ma molti altri contenuti per voi che serviranno per prendersi più informazioni su tutti gli ambiti legati alla finanza, economia e business. E allo stesso tempo potete trovarmi anche per mail come bianco con la K91 @gmail.com. Perciò ragazzi, per noi come sempre, come ogni settimana, è un piacere e soprattutto un privilegio avervi con noi in questa sessione dedicata. Noi ci vediamo all'interno del nostro salotto del business dei Meta alla seconda, chiaramente qui su The Digital Moon alle ore 21 di settimana prossima, quindi lunedì prossimo ore 21, qui su The Digital Moon, il canale Il canale più più lunatico lunatico del del mondo. web. Ciao ragazzi, buona serata, continuate con la vostra formazione, con il vostro apprendimento e per qualunque domanda contattateci senza avere nessun tipo di problema. Alla prossima A presto, e buona buona serata! serata.